In questo video parliamo dell'incredibile accordo tra Spotify e Joe Rogan e di come cambiano tutte le regole del gioco. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Joe Rogan è forse il numero uno al mondo per quanto riguarda i podcast. Le sue interviste sono famosissime e scaricate o ascoltate da oltre 190 milioni di persone in tutto il mondo. Joe Rogan intervista assolutamente i personaggi più importanti sulla Terra, di qualsiasi tipo si tratti, dai presidenti ai comici, scrittori, qualsiasi tipo di personaggio. E il suo programma radiofonico è uno tra i più ascoltati al mondo. Ecco che Joe Rogan ha appena fatto un accordo di esclusiva per il suo podcast con Spotify, un accordo stimato in circa 190 milioni di dollari, più o meno. Non sappiamo di preciso i termini dell'accordo, non sappiamo di preciso per quanti anni dura questa esclusiva, però sappiamo che Joe Rogan trasferisce tutto il suo repertorio, diciamo così, su Spotify in esclusiva, togliendolo quindi dalle altre piattaforme, prima di tutto YouTube e Apple Podcast. Ecco che tutto questo ha un impatto enorme sul confronto sia tra i servizi di streaming, ma anche sui rapporti propri tra le piattaforme e l'industria musicale. Perché? Allora, partiamo da un passo indietro. Intanto i podcast rappresentano ad oggi, quindi prima dell'ingresso di Joe Rogan, il 25% di ciò che le persone ascoltano su Spotify. Spotify ha investito tantissimo nell'ultimo anno proprio per implementare questo aspetto della piattaforma, anche andando ad aggiungere il podcast video. Ecco che Spotify cerca di allargare il suo bacino d'utenza e soprattutto di reinvestire i propri introiti con tutto quello che è stata la crisi finanziaria che ha passato negli anni scorsi, andando ad affrontare il terreno dei podcast e podcast video. Joe Rogan è senza dubbio il personaggio principale sulla scena mondiale. Ed ecco che il suo accordo di esclusiva ha un impatto enorme. Prima di tutto su quello che è la competizione tra i vari podcast e le piattaforme, ma non solo. Perché abbiamo parlato tempo fa di come il watch time, o come dire, il tempo di ascolto, sia la componente fondamentale per piattaforme come YouTube. Ovvero non importano più tanto le visualizzazioni o gli ascolti numerici, ma quanto tempo le persone trascorrono sulla piattaforma. Ecco che un podcast, per esempio quelli di Joe Rogan, sono famosi per essere molto lunghi, sono interviste veramente estese fino alle 3 ore, però riescono a tenere incollate milioni di persone. E se ci si pensa bene, 3 ore di podcast valgono più di un album di canzoni o ovviamente di una singola canzone in termini di durata dell'ascolto. Ecco che l'interesse di queste piattaforme è di tenere le persone incollate quanto più possibile. E allora la gara si sta trasferendo sul terreno dei podcaster, ovvero di coloro che fanno programmi, come dire, radiofonici o non solo, perché fondamentalmente è l'evoluzione del modo di fare radio. Così, se negli Stati Uniti esiste una cultura dell'abbonamento, per esempio, Howard Stern, un altro dei più famosi personaggi radiofonici al mondo, ha un suo canale online nel quale ha un accordo milionario perché ha milioni di abbonati al suo programma. C'è una personalizzazione molto più spiccata che nel nostro paese, dove ancora si ascolta la radio e si tiene la stessa tutto il giorno, mentre altrove è il personaggio che tira e fa gli ascolti lui stesso in qualunque piattaforma si trovi. Ecco che Spotify si inserisce prepotentemente nel gioco prendendo
l'asso, il suo asso nella manica e soprattutto un personaggio di caratura mondiale. Come reagiranno gli altri? Quali ripercussioni avranno sulle case discografiche, sul modo in cui si rapportano le case discografiche con Spotify? Fino ad ora Spotify ha svolto il ruolo di distributore soltanto, però andando personalmente, tra virgolette, a prendersi un personaggio in esclusiva, si capisce che si crea un precedente e si crea una crepa nel modo in cui i rapporti sono gestiti attualmente, anche perché le altre piattaforme correranno presto ai ripari. Si capisce che in questo contesto è fondamentale per ogni artista, in qualche modo, riuscire a crearsi il proprio seguito e riuscire a strappare i migliori accordi commerciali possibili con la piattaforma, più che con la casa discografica. Ecco che non mi stupirei che in un futuro non troppo prossimo ci possa essere un accordo tra un musicista, un artista, una band direttamente con la piattaforma. Però, se prendiamo l'artista più ascoltato al momento al mondo, che è Drake, che ha sì 200 miliardi di ascolti, se non ho capito male, però siamo ben lontani dal tempo di ascolto che ha un Joe Rogan. Ecco che le dimensioni, i giochi, la guerra, se vogliamo, degli streaming di cui abbiamo già parlato, vedremo come i concorrenti andranno a correre ai ripari e quali strategie metteranno in atto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi. We'll